a questa iniziativa. Guardate, da quando questi sono insediati in quel palazzo lì, che è cominciato un attacco costante alla libera stampa. Periodicamente ci sono state iniziative che hanno tagliato sistematicamente i contributi all'editoria. E una spiegazione c'è, sapete, è che la stampa continua ad essere in questo paese l'unica enclave di libertà e di pluralismo nel mondo dell'informazione. Adesso si aggiunge questo ulteriore attacco. Guardate, ormai lo dicono tutti, anche autorevoli economisti. La condizione per lo sviluppo di questo paese si basa sostanzialmente se si riesce a sconfiggere la criminalità organizzata e la corruzione. Che si sconfigge con le forze dell'ordine, certamente, con i magistrati, certamente, ma si sconfigge prioritariamente con la consapevolezza dell'opinione pubblica. Non c'è possibilità di crescita democratica, non c'è possibilità di sviluppo se non c'è democrazia e non c'è informazione. Ascoltate, adesso è Massimo Cestaro della CGIL. A favore della democrazia, in particolar modo dell'informazione, esattamente così come stiamo provando a difendere i diritti fondamentali nel mondo del lavoro. Perché accanto all'attacco all'informazione c'è anche l'attacco al diritto del lavoro e all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quindi come CGIL siamo in prima linea impegnati a tutela della libertà, della democrazia, della difesa dei diritti e per la crescita di questo paese. Grazie. Ringrazio gli organizzatori per questa occasione in cui persone come me, che non sono né senatori,